Che meraviglia, ragazzi. Wow. Sono molto contenta, veramente. Scusate. Allora, dunque, continuiamo con la seconda cantante. Lei è. No, scusate, io scusate, mi spacco le orecchie, fonico, perdonami. Allora, perché c'è. Ragazzi, scusa, non so perché sono agitata, cioè, tranquilla, dai, non fa scema, su. Allora, la prossima cantante, è Rebecca Cinquino! Rebecca, dammi il cinquino! Lei è stata anche qui l'altra, la scorsa volta. Rebecca ha 11 anni, frequenta la prima media, cioè, ha partecipato, qua il suo sogno di cassetto è fare la cantante. Yeah, oggi cosa ci canterai? No. Dimmi come di Alex. No, vabbè. Ragazzi, è una canzone difficile, scusate. Dice, io ho provato a cantare. Ma come fa? Oh, l'ascoltiamo. Ale, ok. Rebecca, ragazzi, facci sognare. Tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei? Insegnante di canto, come si chiama? Non si può dire. Come non si può dire? Oddio. Come
Come non si può dire? Ah no? No. Sono io? No, no, non sono io. Ah, non si può dire. Ah, ok, comunque facciamo un applauso a questa anonima insegnante di canto. Grande Rebecca. Allora, volevo che... Ah, Francesca, che cosa ne pensi di Rebecca? Pronto, pronto, sei aperto? Eccomi, ciao. Allora, Rebecca, l'ho ascoltata anche l'altra volta. Bravissima. Questa volta ci hai fatto sentire una cosa più movimentata, quindi abbiamo apprezzato anche il lato più movimentato. Mi sei piaciuta molto anche questa volta, complimenti. Grazie. Grazie Rebecca, grande, ci vediamo dopo. Vito,